E com'è successo che Martatana è andata a sposare Ferrante Gonzaga, il marchese di Castiglione delle Stigliere, imparentato con i Gonzaga di Mantova? È successo perché, due parole sinteri, ma molto sinteri, è successo perché per motivi storici si sono trovati contemporaneamente a Madrid, in Spagna, sia Martatana che Ferrante Gonzaga, giovanissimi. Martatana aveva 14 o 15 anni quando è andata prima in Francia come damigella di Elisabetta di Valois. Poi dopo però, appena Elisabetta di Valois nel 1559 è andata sposa, è stata data sposa a Filippo II di Spagna, è andata subito in Spagna e ha sposato Filippo II. E allora Martatana l'ha seguita subito in Spagna. In Francia ha fatto appena in tempo a scaldare le sedie, perché proprio di passaggio, e questo è un po' una mia piccola scoperta, perché la tradizione è che sembra che Martatana da ragazzina fosse stata portata in Francia presso la corte francese, invece no, c'è un documento proprio notarile, c'è un atto proprio notarile, non ve lo sto a raccontare perché sennò il discorso di far presto va a farsi benedire. Martatana, quando viene scelta per andare a Parigi come damigella, insieme a una cugina che era una torinese della famiglia della Rovere, perché la mamma di Martatana era una della Rovere, vanno insieme a Parigi, aveva 14 o 15 anni, circa, perché non si sa bene con precisione, però questo documento è curioso, perché dice: dalle apparenze è chiaro che abbia 14 o 15 anni. Le apparenze significa che oramai questa era un'adolescente, incominciava a mettere su le forme di una donna, non è più di una bambina. E allora va a Parigi e poi in Spagna. Intanto in Spagna c'era anche Ferrante Gonzaga, dei marchesi di Castiglione delle Stigliere, che era anche lui paggio di Filippo II. Questi due si incontrano, si innamorano e poi si sposano. Si sposano, attenzione, con l'appoggio anche dei reali di Spagna, Filippo II e Elisabetta di Valois, che ormai è diventata Isabella di Valois, gli spagnoli la chiamano Isabella. Addirittura il re e la regina sono i testimoni di nozze e il matrimonio avviene nella cappella del Palazzo Reale. Quindi è una cosa, appena poi, quando Martatana aspetta il primo figlio, Luigi, tornano a Castiglione delle Stigliere e da lì poi si muovono, ma comunque oramai vivono a Castiglione delle Stigliere. Questo spiega il motivo dei rapporti stretti che i chieresi sentivano di avere con Luigi Gonzaga.